Poi ciao. Pronto? Allora, se ti va bene, oggi parliamo di Berlusconi. Sì. Pensavo di parlare anche per quello che è il rischio che possa scappare, anche visto l'esito annunciato di alcune vicende giudiziarie. Sì, soprattutto anche sì, no, ma infatti quello E lì va poi dopo bene. te magari metti le tue considerazioni anche in merito alle voci che ti sono arrivate, così. Sì. O se posso incominciare, te come sei messo lì? Io come sono messo? Sì, vuoi cominciare? Mangio un biscottino e poi possiamo cominciare. Allora aspetto, forse vuoi ti richiamo dopo così lo mangi Beh, no, dopo. mando un biscottino piccolo. Non ho sentito. Aspetta un attimo che regolo un po' qua il volume che ce l'ho troppo basso. Bene, Sì, perfetto. sono pronto. Salve ragazzi, buona serata a tutti e Andrea Bruno che vi parla. In questa puntata di oggi parleremo di un tema importantissimo e di grandissima attualità. Parleremo di Berlusconi e quelle che sono le ipotesi circa la fine che farà questo personaggio politico, anzi più che un personaggio politico è un rocambolesco faccendiere. Parleremo circa le ipotesi e le ipotesi circa il futuro di questo personaggio qua e vedremo anche in che modo si potrà riuscire a contrastare quello che è il suo modo di agire da qua a poco. Allora, abbiamo saputo dai mezzi di stampa, i mezzi di comunicazione, probabilmente non tutti lo hanno saputo perché è un'informazione che non è stata proprio riportata da tutti i media, abbiamo saputo che in questi giorni Provenzano è scivolato, ha battuto il capoccione, battendo il capoccione è stato ricoverato in ospedale, gli hanno fatto un'operazione coatta al capoccione, gli hanno aperto la testa, gli hanno frugato nel cervello e adesso Provenzano non è più in grado di intendere. Stranamente, proprio in questi giorni qua Provenzano doveva essere chiamato in udienza per parlare circa gli intrecci tra mafia e politica, ovvero gli intrecci tra Stato e la mafia, quella che è l'unione tra queste due realtà, realtà già note da tantissimi anni. Fava il primo giornalista che ne parlò e ne hanno parlati tantissimi personaggi, però poteva essere interessantissimo riuscire a sapere delle informazioni direttamente dall'ex capo dei capi. Chi stranamente questo avvenimento qui che Provenzano scivola, batte il capoccione, è molto sospetto perché Provenzano è sottoposto al 41 bis con obbligo di sorvegliamento 24 ore con videosorveglianza. Stranamente qualcuno ha disposto che la videosorveglianza non fosse applicata per Provenzano. Non si riesce a capire chi sia stato a dare queste disposizioni, si è indagato, non si è ottenuto un'informazione certa su quello che è successo. Stranamente quindi si può ipotizzare che Provenzano sia stato tolto di mezzo per evitare che parlasse. Il sospetto che ho io, ma è un sospetto, io poi difficilmente mi sbaglio su queste cose, che il nuovo capo dei capi sia il cavaliere. Il cavaliere si sospetta che sia il nuovo capo dei capi, è lui che tiene le redini e giusto in questi giorni, con delle operazioni rocambolesche escogitate dal suo avvocato Ghedini, è riuscito ad evitare tutta una fase di sequenze processuali in vari processi, più di uno, ed è anche riuscito a far valere il legittimo impedimento. Cosa ha fatto? Aveva dei processi che cadevano durante la campagna elettorale, qualcuno è riuscito a spostarlo più là, qualcun altro per cui non è riuscito a far valere il legittimo impedimento è riuscito comunque a farlo invischiare nel pantano dichiarandosi malato e proprio oggi abbiamo anche assistito che al processo quello dove probabilmente lui è più in difficoltà è quello circa il caso di pedofilia con la ragazza marocchina, quel processo lì è riuscito addirittura a contestare la territorialità del processo grazie a una legge che fece lui 10 anni fa. Già una legge che fece lui probabilmente con grande lungimiranza è riuscito quest'oggi a contestare il fatto che questo processo si terrà a Milano, per cui anche questo processo molto probabilmente verrà rinviato e spostato di sede. Spostato di sede perché a quanto pare l'accusato dichiara che vi è un impedimento circa, cioè un impedimento, non tanto un impedimento, dichiara che vi sono delle motivazioni fondate per cui vi sia un certo tipo di accanimento nei suoi confronti nel foro di Milano e quindi è preferibile, a dir suo, che il processo venga spostato. Per cui che i soldi a quanto pare riesce sempre a cadere in piedi a fare la franca. Ecco, probabilmente, visto che i processi sono più di uno, le motivazioni che potrebbero portare all'arresto di Berlusconi sono molteplici, molto probabilmente Berlusconi è pronto alla fuga. A tal proposito abbiamo qui con noi il nostro esperto Domine Dio, esperto in questioni internazionali, è un noto opinionista e chiederò a lui, scusate, chiederò un'opinione circa la fine che potrebbe fare Berlusconi. Domine Dio, a te la parola. Quindi noi diciamo che Berlusconi sta facendo una lotta di potere.
con quello che era il suo vecchio maestro Licio Gelli. Ricordiamo che sotto il periodo di governo nel 2010 furono ordinata un'ispezione all'azienda di Licio Gelli, che costò una multa, non mi ricordo di quanti svariati milioni di euro a Licio Gelli. Era il prima che uscisse lo scandalo di Ruby, e a un certo momento diciamo che Licio Gelli fece una dichiarazione che dovrebbe lasciare molte persone sconcertati, perché Licio Gelli dichiarò che l'Italia ormai è al collasso. Dice: Berlusconi non sta facendo niente, abbiamo un clima da rivoluzione francese. Chi non è limpido e chi ha problemi, e soprattutto le persone che sono pedofili, a cui piacciono le minorenni, devono uscire dalla politica. Cioè, in teoria non si capisce se questa storia fosse stata riferita a Berlusconi nel momento oppure no, però stranamente, ricordando la coincidenza di tempi, noi notiamo che la storia uscì fuori, come da lì nel giro di poco, tutta la storia che Berlusconi andava a putane, poi soprattutto putane minorenni come la Ruby, e oltre a questo uscì fuori poi nel momento strano, anche qui sembra quasi un caso della storia, in cui la Carfagna aveva proposto in Parlamento l'arresto per 7 giorni per tutti quelli che vanno per i frequentatori di prostitute. Quindi significa che se la legge fosse stata approvata, Berlusconi rischiava di finire dentro con una legge fatta da lui, e sarebbe stata la... Di questo... Se sarebbe stata una delle tantissime leggi ad personam, però in questo caso avrebbe provato un attimino come si sta in prigione. Ma poi alla fin fine che i soldi in prigione non va, perché riesce comunque a girare la frittata, e alla fin fine quelle che magari sono, e quello che magari potrebbe essere visto come sfruttamento della prostituzione, perché i soldi può essere inquadrato sotto un altro aspetto, come per esempio relazioni diplomatiche con la parentela di Mubarak. Sì, esatto, è stato quello che ha attaccato. Tuttavia, diciamo che Berlusconi, la sua paura di finire in carcere deriva dal fatto che lui conosce, insomma, tutti i contatti che ha il suo ex, ma il gran maestro della P2, Licio Gelli, e essendo Licio Gelli storicamente, nonostante la sua età, l'uomo più potente d'Italia, ancora nonostante la sua età e nonostante tutto, cioè la cosa di cui ha paura Berlusconi, che Licio Gelli possa ordinare di fargli dare una sistemata in carcere, di fargli fare la fine di Calvi, cioè di farlo trovare penzolante con un cappio al collo per aver violato i segreti, quel patto di fratellanza. O magari trovarlo stecchito dopo un caffè al cianuro. Sì, come nel caso di Sindona, o il caffè al cianuro, oppure impiccato come Calvi. Lui, Berlusconi ha molta paura di questo. Ha molta paura di quello che può succedere, di quello che possa succedere. E quindi che cosa sta aspettando? Sta aspettando, sta prendendo il rischio di un'eventuale condanna, perché lui dice chiarettondo che lui non vuole fare la fine di Craxi, ma cioè secondo me ha ragione Grillo dicendo che la fine di Craxi sia insomma la storia migliore, ecco. Quindi oltre a questo dico un'altra cosa che rimane importante, è da notare la sua amicizia con tutti quelli che sono i dittatori, di quelli che sono i dittatori o regimi, Li conosce proprio tutti, sì, li ha abbracciati tutti quanti. Cioè alla fine lui era amico di Putin e Gheddafi, e quindi questa strana amicizia poi nel caso... Sì, ma anche di Lukashenko si è rivelato un grande amico. Sì, ma poi per dire c'è stato anche un gesto di stima che Lukashenko gli ha detto quando ha definito Berlusconi un maestro. Dice: da Berlusconi c'è solo da imparare. Quindi l'unica cosa che, in base a questo, secondo me la paura principale di Berlusconi è quella di finire ammazzato. Sì, ma i dittatori, non è un segreto per nessuno che i dittatori hanno le videocassette in VHS con la storia di Berlusconi, da quando suonava nelle crociere fino a quando è diventato un magnate ed è diventato anche il mago della politica italiana. Sì, questa è una cosa. Quindi queste amicizie a me mi lasciano presagire che Berlusconi, in caso di un'eventuale condanna, è abbastanza pronto a agire. Oltretutto noi abbiamo... Scusa se ti interrompo, ma c'è qualcuno che ha ventilato, che poi a me sembra una cazzata, che possa andare ad Adam Ahmed? Ma ad Adam Ahmed il regime prima ci poteva andare sicuramente, ma adesso anche lì si stanno cominciando a svegliare, hanno tirato fuori la testa dal sacco, ne hanno veramente pieni coglioni di questi che scappano e vanno a finire lì, o ne hanno anche pieni coglioni perché anche loro stessi sono stati vittima di una pseudo dittatura, per cui io direi subito che non è plausibile una fuga nel Nord Africa. Ma pure io direi che non è plausibile, ma poi anzi ti dirò di più, il Nord Africa è proprio uno dei posti che se gli arriva Berlusconi lo prendono e faranno di tutto per farlo parlare dove ha messo i soldi. Sì, ma anche io la penso così, anche perché io ho avuto delle notizie.
notizie dalla, cioè, dai miei contatti con la polizia russa, ho avuto delle notizie importanti, special modo da un mio amico che è in polizia a Rostov. Ho capito, Rostov. Quello che ti ha regalato il computer che usi per le, sì, per sì. le conferenze? Esatto, proprio lui. Mi è stato detto che lui abbia ricevuto un dispaccio dal Cremlino, in cui si dice che il 20 maggio arriva un ospite importante in Russia. Questa, la visita rimarrà segreta perché l'ospite chiederà molto probabilmente asilo politico e il passaporto, e noi abbiamo intenzione di garantirglielo. Beh, chi potrebbe essere questo ospite importante? I poliziotti russi sospettano che sia Berlusconi. Non, la missiva non specificava, però loro dicono che ma per averlo intuito si vede che hanno dato disposizione di tenere a disposizione anche un cocktail con dentro le mignotte. Tu crederebbe, scherzo, infatti non mi crederai, ma infatti il mio amico mi ha detto chiaro e tondo che gli è stato detto, insomma, che il personale che dovesse essere esclusivamente femminile, che doveva arrivare una... Eh sì. Visto che Gheddafi, che era l'altro contendente che poteva fare questa fine, l'hanno fatto fuori, a questo punto dei due ne è rimasto solo uno, per cui l'unica ipotesi che abbiamo a questo punto è che sia il cavaliere. Sì, infatti. Ma allora possiamo anche ipotizzare che se Berlusconi dovesse scappare in Russia, scapperà su protezione di Putin, perché noi sappiamo che c'è una certa amicizia reciproca. Putin ha una villa accanto alla villa in Sardegna di Berlusconi, ha una villa anche lui che si è preso, sono, diciamo, anche amici di famiglia, si conoscono. Putin manda le sue figlie in vacanza in Sardegna da Berlusconi, diciamo, c'è questo scambio reciproco. Potrebbe essere che il protettore della cosiddetta grande fuga a questo punto sia Putin in persona? Potrebbe essere, perché vista la conoscenza, vista la vicinanza, secondo me potrebbe assolutamente essere, perché vista la conoscenza sono stati dati anche degli ordini particolari. Un mio amico mi è stato detto che si sono presentati delle persone dall'FSB, dal servizio segreto russo, dicendogli che questa visita è molto molto importante, perché dice è stato richiesto da noi, garantito un asilo politico, quindi sarà una visita per lungo tempo, perché dice si tratterrà probabilmente, dice, fino alla sua morte si tratterrà sul nostro territorio. Questo lascia presupporre che certamente sia Berlusconi, che per Putin stia proteggendo la sua via di fuga, anche perché diciamo che Putin ha cambiato anche molto una politica, si sta decidendo di offrire a tutti i ricchi, insomma, che scappano, una sorta di paradiso di protezione in Russia, con tasse più ridotte. Diciamo quello che abbiamo visto fare anche di recente con l'attore Gérard Depardieu. Sì, esatto, con l'attore Gérard Depardieu, in cui fare la residenza fiscale, il caso di Gérard Depardieu parliamo alla residenza fiscale oltre che alla cittadinanza, nel caso di Berlusconi sarebbe proprio un asilo politico. Qualcuno mi ha accusato, insomma, di fare l'azione, dice ma il tuo amico comandante non ti ha specificato, però oggettivamente si parla d'asilo politico, si parla di fargli trovare, insomma, dico, la limousine guidata da donne, di fargli trovare come guardia del corpo solo donne, cioè è chiaro che molti segnali che sia lui, molti sospetti ci sono. Staremo a vedere, insomma, se il 20 maggio questa cosa accade, se il caso in cui accadesse E secondo me se accade ti daranno il Pulitzer. Guarda, personalmente io spero che accada, anche perché il Pulitzer, diciamo che sono la bellezza di insomma un premio piuttosto corposo, diciamo, è un premio consistente che ci vorrebbe a questo punto, ma tutto sommato comunque sia gli indizi ci possono essere tutti, perché Berlusconi potrebbe in qualsiasi momento essere chiamato a un qualche cosa che sia di più di una deposizione. Sì, è molto chiaro, perché oramai gli avvenimenti giudiziari sono più di uno, potrebbe anche scattare l'arresto preventivo, dato che molti di questi fatti possono anche, nel caso della libertà di Berlusconi, possono anche essere occultati, o vi può anche essere la reiterazione del reato, per cui nel caso per esempio Berlusconi fosse stato un cittadino in comune, era già da un po' che l'avevano arrestato, Berlusconi, diciamo, non lo arrestano anche per ritegno, anche per rispetto, perché nei casi quando un povero cittadino ruba, cioè non è che stanno a vedere tutte le fasi di appello fino ad arrivare alla corte d'assisi, uno che ha rubato lo mettono in galera senza andare
aspettare tutti i 100.000 ricorsi. Berlusconi, cosa bisogna pagare cioè per tenere comunque il processo in ballo? Comunque parliamoci chiaro, cioè tu devi avere i soldi perché gli avvocati li devi pagare, quindi ti chiedono i soldi. Sì, Berlusconi è circondato da avvocati che sono bravissimi nel trovare delle soluzioni, perché quelle soluzioni paradossalmente li hanno escogitate loro e sono stati loro a farle divenire legge, per cui noi ci troviamo di una persona che c'è cioè una persona, il cosiddetto boss dei boss, capo dei capi, che ha le spalle coperte anche grazie al fatto di leggi che si è fatto lui a persona. Sì, ma lui ha le spalle coperte soprattutto per le leggi che si è fatto lui, soprattutto per quello, perché se non si fosse fatto quelle leggi lui sarebbe finito in galera già da un pezzo. E me lo immagino in galera a dire al giudice: signor giudice, io le auguro a lei e anche a tutta la sua famiglia serenità, perché la serenità è un qualche che cosa che ci vuole per guardare con una buona prospettiva al nostro futuro. Signor giudice, io le auguro tantissima serenità. Sì, io penso pure io così. Comunque staremo a vedere, vediamo un attimo se la mia previsione si verifica, e sono curioso di capire quello che accadrà il 20 maggio. Sembra che comunque quella lì a mio avviso sarà l'ultima carta che si giocherà Berlusconi. Quello non vuole mollare, cercherà di stare aggrappato al potere finché può. Sì, anche secondo me, anche se, come ti posso dire, cercherà di non mollare anche se i 20. Noi sappiamo anche dalle informazioni del mio processo che ufficiosamente Berlusconi possiede una villa a Krasnodarsky Krai, quindi il sospetto da Rostov a Krasnodarsky Krai è anche abbastanza breve, lo possono anche portare in auto, diciamo, o con un elicottero, saranno 40 minuti di viaggio, non di più. Sì, quindi cioè il sospetto che possa, diciamo, essere lui, diciamo, è molto ampio. Questo personaggio che deve arrivare in quel periodo. Staremo insomma a vedere cosa succede, staremo insomma a vedere se lui, comunque in ogni caso potremmo, diciamo, informare i nostri ascoltatori dell'andamento della situazione e di sapere insomma se, diciamo, Berlusconi o meno. Ma nel caso fosse Berlusconi, diciamo, certamente questo sarebbe, diciamo, un aggravante nei confronti dei magistrati, perché come posso dire che tengono il processo, perché la domanda che ci verrebbe in mente potrebbe essere: per quale motivo i magistrati non hanno dato l'ordine d'arresto per pericolo di fuga? Ma sai, tanti secondo me sono anche a ricatto, perché il magistrato è per lui quello lì è un lavoro, rischia di essere trasferito, di subire disposizioni disciplinari. Dobbiamo comunque ricordare che in Italia non vi è nei fatti l'autonomia dei poteri, per cui il potere politico spesso interviene a danno del potere giudiziario, per cui il magistrato a volte non esegue il proprio lavoro con la massima serenità, perché rischia di suo e rischia di pagare di persona la scelta di poter svolgere un processo nella massima limpidezza, per cui probabilmente a Berlusconi viene concesso un qualche cosa in più anche grazie a questo. Berlusconi 10 anni fa fece una legge che è una legge circa si chiama legittima suspicione, ovvero la possibilità legittima da parte di chiunque di poter ripudiare il tribunale perché sospettato che il tribunale ha un accanimento particolare contro di te, per cui questa legge la può utilizzare solamente Berlusconi, perché nessun cittadino potrà mai sospettare che il tribunale abbia un accanimento particolare contro di te, perché detto inter nos, il tribunale si è sempre fatto i cazzi suoi, e l'unico che poi se ne è fatta anche una malattia a sospettare che il tribunale abbia qualche accanimento contro di lui è Berlusconi, ma questi accanimenti non sono degli accanimenti a vanvera, sono degli accanimenti anche dovuto al fatto che effettivamente Berlusconi di cose che vanno ben oltre l'operare in maniera legale ne ha combinate. Sì, ma diciamo chiaro e tondo, ha nascosto un latitante per 20 anni, cioè se io e te nascondevamo a casa un latitante noi ci facevamo 20 anni di carcere, quindi cioè anche questo insomma è chiaro, insomma, che è per favoreggiamento, insomma, che lui ha già questo ha commesso comunque un reato molto grave. Ma sai io cos'è che stavo pensando? Ma Berlusconi alla fin fine lui i soldi ce li ha, la possibilità di farsi una bella vita ce l'ha, a un certo punto potrebbe anche fare un favore a tutti e veramente abbandonare, lasciare la politica, andarsene a vivere tranquillamente da qualche parte, anche perché anche all'interno del suo partito, dove evidentemente lui svolge il ruolo del cosiddetto capo dei capi, il boss
boss, lui è il capo dell'onorata società, noi lo vediamo spesso circondato da questi onorevoli che si prostraggono a lui baciandogli la mano, ma alla fin fine Berlusconi dei suoi non glielo dice nessuno, però ha anche un po' rotto i coglioni. Poi anche Berlusconi, che ha voluto creare questo polo della libertà, però si è circondato da tanta gente ignorante, sta facendo anche un danno a tutto l'elettorato che vota in quella direzione, perché votano in quella direzione perché essenzialmente il suo elettorato è per quella filosofia di pensiero. Però ad avere gente come Berlusconi che si è circondata da tantissimi incapaci è anche una cosa che dà un po' fastidio al suo elettorato, per cui un bel regalo che potrebbe fare i suoi elettori è di togliersi dai coglioni e magari, adesso mi azzardo a dirlo ma secondo me sarebbe la scelta più giusta, mettere al suo posto una persona carismatica, una persona intelligente come potrebbe essere per esempio Dell'Utri, perché almeno Dell'Utri è una persona di grande cultura, sì è vero è un mafioso però non è a livello di Berlusconi, è quel mafioso intelligente che forse è anche molto più consono della situazione in cui versa il partito. Te cosa ne pensi, Domine Dio? Io penso esattamente che, cioè, almeno Dell'Utri è una persona intelligente, quindi sicuramente io non ho mai paura delle persone intelligenti, io ho sempre paura degli imbecilli, quindi sicuramente è una persona molto più consapevole dello stato della nazione rispetto a quello che possa essere Berlusconi. Poi una volta Dell'Utri l'ha anche detto, Berlusconi si è circondato da tanti cretini. Sì, già questo dimostra insomma la superiorità, l'intelligenza di Dell'Utri, che è molto più ampia, perché tutto sommato definire insomma Gherini un cretino, personalmente diciamo ho espresso anche la mia opinione, quindi diciamo nonostante che ritenga Dell'Utri un mafioso, ma almeno parliamo di una persona intelligente, non parliamo di un benemerito imbecille, al contrario vedrei male insomma persone tipo Alfano, persone o accanto Alfano, guardiamo anche la Santa Che, certi personaggi che sono diciamo a livello tecnico molto dubbi. Ok, a questo punto la puntata termina qua, quello che dovevamo dirci ci siamo detti, scuso un po' anche i nostri ascoltatori, qui è notte inoltrata per cui la stanchezza si fa anche un po' sentire, speriamo di avervi dato un senso della situazione attuale in cui imperversa il nostro paese, di avervi dato un'idea anche di quello che potrà succedere, e per conto mio la previsione di Domine Dio è molto fattibile, diciamo è un qualche cosa che va oltre a una semplice probabilità. Ok ragazzi, grazie a tutti quelli che ci seguono le nostre puntate radiofoniche, e passo a questo punto la parola a Domine Dio per il saluto consuetudinale. Anch'io insomma saluto tutti e...